concepirai nel seno e avrai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà in eterno sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà mai fine. Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo se io non conosco uomo?» E l'angelo rispose: «Lo Spirito Santo scenderà in te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Per questo il santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio. Ora ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia ed è già nel sesto mese, lei che era detta sterile, che niente è impossibile davanti a Dio». Allora Maria disse: «Ecco l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola». E l'angelo si partì da lei. In quei giorni Maria si mise in viaggio per recarsi frettolosamente in una città di Giudea sulle montagne ed, entrata in casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Ora avvenne che, appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno. Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò ad alta voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. E donde mai mi è dato che venga a me la madre del mio Signore? Ecco, infatti, appena il suono del tuo saluto mi è giunto all'orecchio, il bambino m'è balzato per il giubilo nel seno. Te beata che hai creduto, perché s'adempiranno le cose a te predette dal Signore». Allora Maria disse: Saluta.
Ecco arrivare a Gerusalemme dei magi dall'Oriente e dire: «Dov'è il nato re dei Giudei? Vedemmo la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, Erode si turbò, e con lui tutta Gerusalemme. E radunati tutti i principi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, domandò loro dove avesse a nascere il Cristo. Essi gli risposero: «A Betlem di Giuda, così infatti è stato scritto dal profeta. E tu, Betlem, terra di Giuda, non sei la minima tra i capoluoghi di Giuda, che da te uscirà il duce che governerà Israele, mio popolo». Allora Erode, chiamati in segreto i magi, volle sapere da loro minutamente il tempo della stella che era loro apparsa. Poi, indirizzandoli a Betlem, disse: «Andate e cercate con diligenza il fanciullo. E quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo». Ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te Signore avran corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà mai. Parte e province siete adunate, che di molte parte e province siete adunate. Audite, poverelle,
dal signor avvocate, vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate. Vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate. Non guardate alla vita fuori, quella dello spirito è migliore. Vi prego per grande amore, che in povertà viviate. Quel che sono di infermità gravate, e l'altre che sono faticate. Ciascuna lo sostenga in pace e sarà in cielo coronata. Audite poverelle dal signor avvocate, che de molte parti et province siete adunate. Che de molte parti et province siete adunate. Audite poverelle dal signor avvocate, vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate. Vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate. Non guardate alla vita fuori, quella dello spirito è migliore. Ve prego per grande amore, che in povertà viviate. Quel che sono di infermità gravate, che son fatigate, ciascuna lo sostenga in pace e sera in cielo coronata. We'll be right back.
Or la nascita di Cristo avvenne così. Essendo Maria, la madre di lui, promessa sposa a Giuseppe, avanti che vivessero insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, essendo giusto e non volendo esporla all'infamia, pensò di rimandarla occultamente. Mentre egli stava sopra pensiero per queste cose, ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figlio di David, non temere di prendere con te Maria, la tua consorte, perché ciò che è nato in lei è dallo Spirito Santo. Partorirà un